del procedimento precedente al settembre del 90, perché come abbiamo detto in queste intercettazioni ci sono i nomi di De Michelis, che è l'unico che viene menzionato negli articoli di stampa esplicitamente. Negli articoli di stampa si parlava della informativa del febbraio del 1991. Tant'è che si dice falsamente che la procura si era rifiutata di riceverla, a questo si faceva riferimento, e si dice che c'era il nome di De Michelis 20 luglio 1991 Corriere della Sera. Il nome di De Michelis spunta nel novembre del 1991 per la prima volta un'informativa depositata. Allora come fa il giornalista a sapere nel luglio del 1991 che c'è un'intercettazione su De Michelis nell'informativa Mafia Party che non c'era e che spunta nell'ottobre del 1991? E come fa il giornalista soprattutto ad accusare, perché la cosa straordinaria è che si accusa la procura di Palermo di non avere arrestato, di non aver fatto indagini nel giugno del luglio del 91 nei confronti di Lima, di Mannino e di Nicolosi, quando quelle intercettazioni vengono depositate il 5 settembre del 92. Io non riesco a capire perché il Rossi non ci ha depositate quelle intercettazioni. Era una loro strategia, e se era una loro strategia, perché non sono intervenuti per darcele subito? Scusate, guardate che i giornalisti forse fanno riferimento a queste intercettazioni sull'IVA, sul Mannino, che abbiamo ritenuto di non inserire, ci stiamo lavorando e l'avremmo chiarito subito, invece nessuno ci dice niente. Non solo nessuno ci dice niente, ma un articolo tira l'altro in procura e dice dove sono queste intercettazioni. Io non lo sapevo, quindi se fossero venuti da me a dirmi guardi che forse si riferiscono a queste intercettazioni che non abbiamo messo in questa, ma che depositeremo, tutto si sarebbe chiarito, e invece nessuno ci dice niente, e soltanto a settembre spediamo, e soprattutto dopo l'omicidio Lima. Ma com'è che dopo l'omicidio Lima nessuno viene da noi e dice guardate che abbiamo questa intercettazione? Come si spiega che viene ucciso Lima, noi facciamo il mare e il monte per cercare di capire perché viene ucciso, e nemmeno allora ci dicono che c'è un'intercettazione tra Lima e un mafioso in cui si parla di un mafioso che avevamo arrestato con Carlotta Farinella? Come si spiega questo? Come si spiega al di là di Mafia Appalti con un omicidio come quello? Sento un'altra cosa, voglio chiedere, lei, diciamo, vi siete divisi il lavoro con il dottore Lo Forte sulla richiesta di archiviazione? Cioè... Sì, io mi occupai della posizione di Claudio Decker, e infatti è nella richiesta di archiviazione di 88 pagine, circa 45, perché era molto complicata, e di Domenico Favro, che era un altro dipendente dell'impresa Rizzani Decker, delle altre si occupò lui. La posizione di Antonino Buscemi se ne occupò lui. Se ne occupò sì. Il dottore Lo Forte. Sì. Dico, ma ne avete discusso per quello che è successo? Naturalmente abbiamo discusso di tutta la posizione. Teniamo conto che tra l'altro queste posizioni erano state già vagliate in varie, ci furono 5-6 riunioni del pool antimafia in cui si discussero di queste posizioni, e poi alla fine materialmente l'atto di archiviazione l'abbiamo scritto noi, ma sulla base di valutazioni precedenti che c'erano state con gli altri componenti del pool. Cioè gli elementi che erano sopravvenuti non erano diversi da quelli che avevamo nel momento in cui ci avevano consegnato l'informativa per la maggior parte di questi soggetti. Io però, essendo una posizione che ha stato il dottore Lo Forte, immagino che lei, anche a distanza di tempo, non abbia contezza poi degli elementi che contezza l'aveva senz'altro, ma contezza in maniera analitica, volta alla definizione di una posizione, di quelli che erano gli elementi che c'erano e come si arriva poi ad archiviarlo. Da quello che io ricordo su Antonio Buscemi, che noi arrestammo Vito Buscemi, che era un parente, lo arrestammo. Era un cugino, se non ricordo male, nel febbraio 92. Perché era stato presente ad una delle riunioni in cui Lipera e Sino avevano minacciato Zito con un'intimidazione manifesta. Ricordo che nell'ottobre del 92, quindi pochi mesi dopo della richiesta ordinanza al custodio cartellare, facemmo una misura di prevenzione nei confronti di Buscemi Vito. Di Buscemi Antonino, mi scusi, ma ricordo che la posizione di Buscemi Antonino divenne chiara con elementi significativi a seguito della collaborazione di Marchese,
e di altri collaboratori di Leonardo Messina e di altri che furono citati nell'ordinanza di custodia cautelare del maggio del 1993, quando Buscemi fu arrestato una prima volta, perché abbiamo arrestato nel maggio del 93 e poi l'abbiamo riarrestato nel 1996. Ok, dico però, per rispondere alla domanda, il discorso è, essendo che la posizione di Antonino Buscemi viene trattata dal dottor Leoforte, è lui che si occupa. Appunto, quindi diciamo lei si è confrontato immagino con il dottor Leoforte, il dottor Leoforte l'avrà esposto, diciamo, le ragioni, l'avrete condivise eccetera, quindi però questa posizione se l'ha trattata il dottor Leoforte, lo chiederemo al dottor Leoforte. Sì. E io ho un'ultima cosa da chiederle. Perdoni, se io non ho compreso mai questo primo incontro che lei ha avuto col dottore Borsellino su mafia appalti, lei ha detto, se non ho segnato male, a fine maggio 92. Sì, c'era stato già successo a Capaci. Questo non mi ricordo, che era successo il rinvio a giudizio. Il rinvio a giudizio di tutti gli imputati, e siccome il rinvio a giudizio è il 17 maggio, e sicuramente dopo il 17 maggio, non riesco a ricordare se fu prima o dopo la strage Capaci. Ricordo che io gli accennai al fatto che erano state rinviate a giudizio queste persone che stavamo provvedendo, che stavano aspettando Sirap, che stavamo facendo la richiesta di archiviazione. Ricordo questo. Senta, ecco, questo le volevo dire, ma alla richiesta di archiviazione lavorate da quando a quando? Dunque, tenga conto che si iniziava con tutte le cose che avevano a che fare e non si riusciva fino al lavoro, quindi si iniziava, poi si riprendeva. Quello che succede è che appunto dopo che c'è il rinvio a giudizio di tutti gli imputati principali e dopo che era stato fatto lo stralcio sulla SIRAP, bisognava definire le posizioni residuali, quindi cominciamo a studiarla intorno appunto alla fine di maggio, poi cominciamo a scriverla materialmente verso giugno e a luglio viene data il minuto al procuratore Gianmanco, più o meno questo. E quando lei parla col dottore Borsellino avevate già deciso di archiviare? Non abbiamo parlato delle singole posizioni, gli abbiamo detto siamo riusciti a trovare le prove per questi qua. Per quelli che restano non abbiamo sufficienti elementi, per cui penso che faremo un'archiviazione allo stato degli atti, salvo poi che dalle indagini successive, come in effetti avvenne, non risultino nuovi elementi e a questo punto se risultano riapriamo, come in effetti abbiamo riaperto, ma molto sinteticamente. E poi scusi, lei ha parlato di questo secondo incontro. Sì. Ma questi incontri dove venivano in ufficio? Certo. E questo secondo incontro lo chiede a lei il dottore Borsellino o è capitato in una delle occasioni? No, questo me l'ha chiesto. Gliel'ha chiesto esplicitamente? Sì. Per discutere di questo corpo, del corpo fisso? Sì. E io ne ho parlato al Consiglio Superiore della Magistratura il 27 luglio 1992. Ok, giusto per capire, diciamo, riusciamo a collocare nel tempo, ricorda se è prima o dopo la collaborazione di Gaspare Mutolo? Dunque, il primo interrogatorio di Borsellino con Gaspare Mutolo del 1 luglio 1992. Pomeriggio, sì, perché la mattina interroga Messina. No, il 30 giugno pomeriggio interroga Messina e poi il 1 luglio interroga Mutolo. Cioè, non so, l'esposto il Corvo Bis mi pare che è del 22-23 giugno, una cosa così. Non posso essere preciso. E, senta, giusto per comprendere, perché perdoni un attimo che non ho. Ecco. Nell'ambito dei procedimenti che poi insomma si sono succeduti qui a Caltanissetta su questa questione di mafia appalti, sì. Lei il 12 viene sentito il 12 aprile del 99 dal procuratore Giordano all'epoca. Sì. In quella sede
le viene chiesto proprio questo, le leggo una frase: lei ebbe mai colloqui sull'argomento mafia patti col dottore Borsellino? Ricorda aver pronunciato, parlando al capitano De Donno e riferendogli i commenti col dottore Borsellino, una frase: gestione anomala in relazione alla vicenda mafia patti. E vabbè, le fanno presente gli elementi da cui risulterebbe questo. Lei risponde: i miei colloqui con Borsellino sull'argomento mafia patti si riducono ad un solo episodio, risalente all'epoca in cui, preso possesso del nuovo ufficio di procuratore aggiunto da poco, il dottore Borsellino mi chiese, quindi da poco, il dottore Borsellino arriva a Palermo a marzo, quindi da poco, diciamo, siamo prima della fine di maggio, del nuovo, almeno sembrerebbe dalle sue dichiarazioni, poi ovviamente glielo leggo per chiarimenti. Ad un solo episodio, risalente all'epoca in cui, preso possesso del nuovo ufficio di procuratore aggiunto da poco, il dottore Borsellino mi richiese di fornirgli oralmente notizie sui procedimenti di indagine più importanti allora esistenti in procura, quindi non specificamente su mafia appalti, ed in questo contesto mi domandò che fine avesse fatto, sembrerebbe questo, perché diciamo il tenore del discorso è quello che lei ci ha riferito oggi, sì. Quindi sembrerebbe che faccia riferimento a lui proprio alla stessa occasione. Mi domandò che fine avesse fatto un procedimento di indagine su mafia appalti del quale egli in precedenza aveva trattato un filo di indagine riguardante Pantelleria. Io mi limitai a ragguagliarlo genericamente, non so specificare l'epoca esatta di tale colloquio. Questo colloquio avvenne nell'ufficio del dottor Borsellino mentre entrambi eravamo in piedi e c'era un'altra persona di cui non ho osservato, ricordo. Cioè, il discorso è questo. Il primo è sull'epoca, perché qua sembrerebbe collocare questo. Innanzitutto le voglio chiedere se questo incontro è altro rispetto a quelli di cui hai riferito. È questo, solo che Presidente, in quel momento... mi perdoni, mi scusi, Presidente. Io vorrei una conferma dal pubblico ministero, perché non ricordo che questo verbale sia stato depositato nel nostro procedimento, nel fascicolo del pubblico, nel fascicolo del pubblico ministero. No, non è depositato. Credo posso, che non Presidente, sia stato depositato, anche per sapere se... Seguendo una giurisprudenza del Tribunale che ha emanato un'ordinanza a seguito di una medesima obiezione fatta dall'avvocato, lo stesso tenore fatto dall'avvocato Seminara, allorché la difesa del dottore Bo mostrò al test, non ricordo ora il nome, al test Cardella, un documento che non era contenuto nel fascicolo del pubblico ministero. Il pubblico ministero fece una questione su questo, il tribunale emise un'ordinanza sulla base della quale ben potevano essere rappresentate le parti anche elementi che non erano contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Si trattava di documenti, non di verbali. Presidente, quindi io faccio opposizione perché non conosco il contenuto del verbale, grazie. No, in questo caso però la domanda è ammessa perché siamo in 507, ovviamente sono dichiarazioni precedenti rese dal test e che non potevano fare parte originariamente del fascicolo del PM perché non era previsto questo esame. Prego. Allora, quindi il discorso, mi sembra di capire, la risposta è che è lo stesso incontro di cui lei ci sì, ha parlato. Sì, posso fare una precisazione. Perfetto. Quello che le voglio chiedere è sull'epoca, perché nel 99 lei lo colloca a ridosso, diciamo, dell'insegnamento del dottore Borsellino, ora a fine maggio. Allora, come lei ha letto, ho detto non posso precisare esattamente la data, sì. Se non che recentemente gli ho presentato una querela contro un giornale, sono stato sentito ad Avezzano e sono stato costretto a rivedere esattamente questa vicenda e sono partito da un dato. Io gli parlai del rinvio a giudizio di questi imputati. Quando è stato fatto il mio giudizio, ho visto che è stato fatto il 17 maggio e quindi sono in grado ora di puntualizzare che l'incontro avvenne certamente dopo il 17 maggio, perché questo me lo ricordo, gli dissi, parlammo del rinvio a giudizio, quindi in quel momento all'impronta io ho detto non riesco a precisare, ora... Perché sì. L'altra cosa è che, almeno da quello che lei dichiara all'epoca, è che lei qui dice mi limita a ragguagliarlo genericamente, cioè quindi certo. Non dargli abbiamo certo. Fatto il mio giudizio, abbiamo fatto gli stralci, adesso stiamo attivando. Ragguagliarlo genericamente io intendevo non entrando nell'annessa la posizione dei singoli indagati, questo io inteso, cioè non parlavo di Tizio, di Caio, di Buscemi, di quest'altro, no, dell'architettura generale, è una sintesi di quello che era successo. L'altra cosa è che sempre in questo verbale appunto lei dichiara che aveva avuto un unico colloquio con il sì, dottore. Sì, ma infatti Borsellino. È solo quello, infatti ho detto che è il secondo, non parliamo di mafia a parte, parliamo del Corvo Bis e c'è solo un accenno per il fatto che nella parte finale di questo Corvo Bis
c'è scritto rivedetevi ma ci apparti. E a questo proposito lui mi dice, mi dicono che può essere uno del Ross che ha scritto, ma non si parla dell'inchiesta mafia a parte in questo secondo incontro, si parla del Corvo Bis e di chi può avere scritto l'anonimo. Ecco perché io non ne parlai in quell'occasione, perché non si parlò dell'inchiesta. Senta, ma lei ebbe mai confidenze o dallo stesso dottore Borsellino o da persone vicine al dottore Borsellino, secondo le quali il dottore Borsellino era un po' diffidente sull'esito, diciamo, complessivo delle indagini che erano state fatte in quel momento? Guardi, cioè non dell'esito di come io credo che il dottore Borsellino fosse diffidente a causa degli articoli di stampa, perché intanto lui non aveva assolutamente simpatia per Gianmanco, perché sapeva come aveva trattato Falcone, questo in dialoghi frequenti che avevamo con Paolo Borsellino, gli accreditamenti, sapevamo che Gianmanco aveva avuto scontri con Falcone, cui io stesso sono stato partecipe, che riguardavano la gestione di Gladio, perché lo scontro tra Gianmanco e Falcone fu su Gladio, come io ho dichiarato al Consiglio della Magistratura. E non aveva simpatia per lui perché non gli aveva comunicato che era arrivato una informativa su un possibile attentato, quindi diciamo aveva motivo. Dopodiché c'erano questi articoli di stampa che ancora non si era capito bene nel luglio del 1992, perché poi soltanto a settembre si capirà. Quindi gli articoli di stampa dicevano che c'erano importanti uomini politici. Non risultavano, lui poteva avere sospetto che Gianmanco in effetti questi uomini politici li avesse tutelati, ma i fatti sono documentali, non c'erano. Io credo che se Paolo fosse rimasto vivo e avesse letto le informative del settembre del 92 sarebbe rimasto lui stesso meravigliato e avrebbe chiesto lui stesso, ma perché non ce l'aveva detto prima? Senta, ma quindi se non ho compreso male, in questo secondo incontro, diciamo, in cui si parla incidentalmente di mafia appalti, il dottore Portinone dice che ha avuto o avrà un incontro con i carabinieri per capire... No, con i carabinieri, non mi dice incontro con qualcuno per capire chi è l'autore di questo esposto, mi dice che gli hanno detto che potrebbe essere l'autore un carabiniere rosso, non mi dice con chi avrà. Avrà avuto, se non mi ricordo, un incontro con qualcuno per capire chi era l'autore. Sono stato fuorviato perché lei poi collega questa, diciamo, confidenza che fa il dottore Borsellino a quello che dichiara il tenente Canale di recente, tra l'altro, perché poi il tenente Canale all'epoca invece aveva dichiarato che nel 2013, sono ricordato, 2014 forse addirittura, dichiara che l'incontro era per il Corvo 2. All'epoca di fatti dichiarò che invece era perché il dottore Borsellino voleva riprendere in mano il mafia appalti. Io ho messo in collegamento queste due cose. Ok. Ma lei che il dottore Borsellino si era incontrato alla caserma Carini con Mori e De Donno il 25 giugno, che è poi lo stesso giorno di Casa Professa? Non lo so, io non lo so. Lo aveva mai saputo? No. No. Non lo sapeva nessuno. In ufficio, diciamo. No, non lo sapevo. E che il dottore Borsellino avesse voluto una copia quando era diventato procuratore aggiunto, quando diventò procuratore aggiunto a Palermo, che il dottore Borsellino avesse voluto una copia del rapporto mafia appalti, lei l'ha mai saputo? Guarda, il dottore Borsellino ha avuto ufficialmente informativa mafia appalti il 12 luglio del 1991 con quest'atto di trasmissione che io ho portato. E quindi non aveva bisogno di avere una copia, ma per di più gli atti erano a disposizione, non c'era nessun motivo. Scusi, tu dici lui quando voi le trasmettete a Marsala, diciamo. Esatto. Ok. Quindi ma voi trasmettete integrale o solo la parte che riguardava la Pantelleria? No, no, trasmettiamo integrale tranne 100 pagine che riguardavano una cosa che era di competenza di un'altra procura, ma tutta quanta viene trasmessa. Quindi diciamo non è che fu fatto una selezione, vicenda Pantelleria mandata, quindi manca da pagina 8 a pagina 8, non mi ricordo quale, ma tutto il complesso venne mandato. Ma poi ci fu una riunione di coordinamento. C'è una lettera d'ingroia con la quale chiede la trasmissione di atti. Io c'ho tutto qua, ripeto, io ho portato una pennetta a tutti i documenti, anche perché ci fu un'ispezione ministeriale a seguito della vicenda di Lima, quindi furono ricostruiti tutti gli atti, la delega a Sirap, la trasmissione degli atti, eccetera, eccetera.
Senta, ma che invece il dottore Borsellino avesse avuto un incontro col dottore Salamone a casa. Col dottore? Salamone a casa. Mai saputo, l'ho letto dopo. Il 28 giugno del 98. L'ho letto, gli altri non lo so. E ultime due cose e ho terminato. Lei all'epoca ancora non faceva parte, diciamo, del pool, o comunque non era ancora assegnatario del rapporto, perché era stato depositato da poco, però ricorderà senz'altro che il 14 e 15 marzo del 91 si tiene a Castelutveggio un convegno 90. Del 90, ha ragione, in cui sostanzialmente il dottore Falcone, poi si è compreso, faceva riferimento a quelle indagini, no? Sì. Perché, dico questo nel momento in cui poi scoppiano le polemiche. Innanzitutto, si è mai saputo come il dottore Falcone, una volta andato via di Palermo, se il dottore Falcone seguiva, diciamo, ancora la vicenda da lontano, si interessava alla vicenda, sapeva come aveva raccolto commenti su come si stesse gestendo, diciamo, il rapporto. Guardi, con il dottore Falcone, come ho detto, io ho un rapporto particolare. E anche dopo che lui è andato via da Palermo ci siamo incontrati sia a casa mia sia a Roma al Ministero. Mi confidò che Mutolo avrebbe iniziato a collaborare, mi disse che avrebbe fatto rivelazioni importanti, mi aveva chiesto di fare domanda per la Procura Nazionale Antimafia perché insieme avremmo potuto fare le indagini che riguardavano fatti importanti con i quali si riferiva a Gladio, perché tutte e due, come io ho dichiarato al Consiglio Superiore della Magistratura, avevamo avuto un duro scontro con Gianmanco, proprio perché per i delitti politici mafiosi Mattarella, La Torre e Riina, Falcone voleva iniziare una nuova indagine su Gladio e Gianmanco non era d'accordo, ci fu uno scontro, lui minacciò di dare le dimissioni da quelle indagini. Ne parlammo diverse volte. Quando ci incontrammo a Roma non mi chiese nulla di Mafia Appalti, mi chiese invece di altre cose e mi disse che avremmo fatto delle cose importanti insieme, perché lui era quasi sicuro che sarebbe diventato procuratore nazionale di mafia. Senta, invece quando vennero pubblicati i diari di Falcone, sì, dalla giornalista Mirella, in cui c'erano riferimenti anche sulla gestione del rapporto Mafia Appalti, no, è un errore. È un errore. Ce lo spiega, sì, certo, perché questa cosa è stata ricostruita. Allora, intanto nei diari di Falcone il 70% riguarda l'inchiesta Gladio, poi quella accenna a cui si fa riferimento è un'indagine che riguardava un finanziamento della regione siciliana che non c'entrava niente con Mafia Appalti, era un'indagine che aveva la collega Sabatino, e sia De Donna che Sabatino in fase di indagine hanno chiarito che non aveva nessun rapporto con Mafia Appalti, era un'indagine diversa. La regione siciliana aveva avuto dei finanziamenti europei che doveva erogare, doveva entro una certa data, e se l'indagine non veniva definita rischiava di perderli, quindi non c'entrava con l'appalto eccetera. Quindi quell'appunto che riguarda quella specifica indagine non ha nessuna connessione con la mia parte, e sono sia la dottoressa Sabatino sia De Donno che lo chiariscono. Ultima cosa che le volevo chiedere è sulla tempistica della richiesta di archiviazione. Cioè, lei dice giugno ci occupiamo della redazione. Insieme a tante altre cose. Questo lo comprendo. Date poi la minuta al procuratore, insomma, perché la veda. Sì. L'archiviazione viene firmata il 13 luglio, giusto? Sì. E poi viene depositata il 20 luglio. Noi la depositiamo il 13 luglio, poi quello che succede dopo non lo so. Diciamo, quindi chiediamo alla segreteria. E quindi diciamo, poi se ne occupò la segreteria, perché voglio dire, insomma, il giorno dopo la strage di Via D'Amelio avere un pensiero del deposito, sì, della richiesta archiviazione. Il nostro compito era finito con la firma il 13 luglio. E dopo il 19 luglio ci fu uno stop totale di tutta l'attività della procura e io mi occupai di redigere quel documento con cui chiedevo che Gianmanco venisse allontanato dalla procura di Palermo.
e sul, diciamo, ha già risposto. Quello che le voglio chiedere è se lei ebbe modo di confrontarsi con qualcuno che aveva partecipato a quella riunione, che abbiamo poi compreso da, di recente essere avvenuta il 14 luglio del 92, quindi col dottore Loforte, che era presente a quella riunione e che relazionò, diciamo, sul rapporto mafia-patti, che era uno diciamo, degli ordini del giorno, no? Di quella riunione. No, io ne parlai con la mia ex moglie, Teresa Principato, che e poi con, mi pare, con De Luca. Ma il problema non era tanto questo, il problema erano le notizie di stampa, e non mi ricordo chi dei due mi disse che Borsellino aveva chiesto una notizia, ma com'è finita l'indagine di Pantelleria? E credo che Loforte gli spiegò che c'erano state interlocuzioni con Imbroglio, insomma una cosa di questo genere. Io, questo mi ricordo che mi disse. Ma che qualcuno abbia manifestato, cioè qualcuno le disse mai che il dottore Borsellino aveva fatto dei rilievi o che no. I carabinieri si aspettavano un respiro più ampio da parte... Ma questo è naturale, i carabinieri avrebbero voluto 20, 30 ordinanze di custodia cautelare, ma questo nell'ottica delle forze di polizia, no. Se non che noi magistrati sappiamo che se poi non c'è la conferma e c'è poi il riesame della Cassazione, l'indagine viene delegittimata e quindi... Spesso si verifica che ci sono certe aspettative alle forze di polizia, ma la Procura della Repubblica, che vuole avvalorare un'indagine, sa che invece deve basarsi su uno zoccolo duro probatorio che regga il duplice impatto del giudice di esame della Cassazione, e poi si va avanti. E in effetti poi 150 persone furono rinviate al giudizio, arrestate, ma nel tempo, man mano che venivano acquisite le prove, mica si poteva fare tutto sulla base di intercettazioni cripte e ambigue che contenevano anche degli errori. No, la domanda, anche qua forse sono stato poco felice di porre, è diversa, nel senso, qualcuno, non ho compreso onestamente, le disse che il dottore Borsellino in quella riunione si lamentò, non che disse no, riunione, no, si lamentò no. Del fatto che no. Secondo i carabinieri questo rapporto aveva avuto uno sfogo che non, che non aveva avuto lo sfogo che meritava. Nessuno mi disse questo. Però scusi, ma come mai il dottore Borsellino, questo le dice il dottore Loforte, che il dottore Borsellino rientra in argomento sulla vicenda Pantelleria, giusto? Se lei aveva già spiegato al dottore Borsellino a fine maggio qual era l'impianto generale e che quindi non vi erano ragioni per andare oltre rispetto a quello che lei aveva già, gli aveva già spiegato, cioè le posizioni forti, andiamo con la Cassazione e poi vediamo. Come mai il dottore Borsellino ritorna in argomento e dice com'è finita la vicenda Pantelleria? Perché lui evidentemente non aveva più seguito l'esito che aveva avuto a Marsala le indagini su Pantelleria, che aveva portato a una decisione, cioè che l'indagine su Pantelleria, siccome non era collegata con la mafia, l'avrebbe fatto la procura di Marsala, come fu, e non fu la procura di Palermo. E infatti gli dissero: guarda che abbiamo parlato con Imbroglio di questa indagine, e gli disse: ah sì sì sì, perché non l'aveva più seguita poi questo filone. Abbiamo terminato, grazie procuratore. Porta civile. Mi vorrei riagganciare a quest'ultima risposta. Salve, l'avvocato Trezzino. Perché lei dice che il filone Pantelleria, non essendo collegato alla mafia, viene mandato appunto alla procura competente, che sarebbe Marsala. Sì. Però noi lei si ricorda se il 3 marzo del 1992 interrogaste Lipera Giuseppe, il quale era stato sì, colto sì. Dalla... l'unico interrogatorio in cui Lipera risponde quello che dura 5-6 ore, quindi sì. Proprio in seno a questo interrogatorio, se non ricordo male, si fa riferimento proprio al filone Pantelleria, cioè alla circonvallazione di Pantelleria, sì. Rispetto, se si ricorda, a quella problematica per cui il Lipera, dimenticando di inserire nella busta il certificato di iscrizione all'albo dei costruttori, di fatto fa perdere l'aggiudicazione alla Rizzali De Ecker. Ma ricorda questa circostanza? Non mi posso ricordare questi dettagli. Quindi Pantelleria comunque rimane
visto che l'Ipera viene inseguito per 416 bis, rimane a voi, alla Procura di Palermo. Guardi, è documentato dagli atti. Sì, no, no. Che sarà ancora Procura di Massara. Era giusto per precisare che Pantelleria... C'è anche la corrispondenza agli atti che io ho portato, qui e qui. C'è un filone di Pantelleria che rimane a Palermo, questo voglio dimostrare. Ah, non mi ricordo se c'era un altro filone. Mi ricordo che c'era un appalto di Pantelleria, non mi ricordo quale, di cui si occupa la Procura di Marsala. Poi c'erano tanti appalti, sinceramente, che non mi ricordo. Sì, no, a me interessava questo, per dire che non tutte le indagini che riguardavano Pantelleria andarono a Marsala, ma vennero trattenute da Palermo, tant'è che voi, cioè lei e Loforte, interrogate l'Ipera sull'appalto della circonvallazione di Pantelleria. Poi volevo ritornare su un altro punto, procuratore. Io non so se questo interrogatorio dell'Ipera è antecedente o successivo allo scambio d'atti con la Procura di Marsala. Glielo faccio vedere. No, è lo scambio d'atti con la Procura di Marsala di quando è? 3 marzo 1990. No, lo scambio d'atti con la Procura di Marsala, quando è? Non lo sa, questo è importante saperlo. Allora, perché io ce l'ho, sì. Lo possiamo vedere? Vediamolo. Vedere. Per la verità, la pendrive. Per la verità. Quello che per noi non era una cosa importante questo, perché gli appalti importanti erano quelli della Sirap. Lì era un appalto da 50 miliardi ciascuno. Sì. Questo appalto è Pantelleria. Ma non ricordo. Per cui quando la Procura di Marsala dice ce lo vogliamo fare noi, ricordo che ci furono degli incontri a casa di Borsellino. E si disse fatelo voi. Dottore Scarpinato, lei ha detto che la trasmissione alle procure competenti è avvenuta nel luglio del 1991. Io ho detto che l'informativa è stata trasmessa. Dopodiché questa specifica vicenda di Pantelleria fu oggetto di un'interlocuzione che è documentata agli atti, che si può ricostruire, in cui Ingroia ci trasmise dei verbali della segretaria di Bulgarella, ci disse però non possiamo ancora desecretare questi atti, insomma ci fu un coordinamento con la Procura di Marsala. Naturalmente noi ci riservavamo di fare tutte le domande che volevamo su tutti gli argomenti, che poi su quello specifico appalto si occupassero loro, questo non ci impediva di fare indagini ad ampio raggio per quanto riguardava la mafia. Torniamo ad un altro tema. Lei ha detto che l'intercettazione riguardante De Michelis è stata depositata successivamente, voi non l'avevate? Nel novembre con un'informativa del novembre del 1991, qui nella relazione della Procura di Palermo è tutto scritto, documentato, cioè io vado a memoria, avvocato, però è tutto scritto. Io però, lei si ricorda questa intercettazione, cioè la posso aiutare perché mi rendo conto? Che riguardava appalti dell'est, della Bulgaria, qualcosa di questo, cioè che fu trasmessa con stralcio alla Procura di Roma. Perfetto. E nella nota del 2 luglio del 1990, io non c'ero, lei non c'era, questo allora lo chiediamo al collega Loforte, non c'era, perché, questo lo chiedo a Loforte, perché tra l'altro lei sa che il tema del deposito, lei dice che non tutte le intercettazioni vi vennero depositate dal ROS. No, io dico che nel febbraio del 1991 non furono né citate né depositate, e questo è documentato in un atto ufficiale della Procura di Palermo, le intercettazioni tra Lima e Ciaravino, in cui si parlava di un personaggio che noi avremmo arrestato, che era un mafioso, Cataldo Farinella, e che non furono depositate le intercettazioni che riguardavano specificatamente la Sirap, che furono depositate soltanto nel settembre del 1992, che riguardavano Mannino e Nicolò Sorgomone. Ma qui è scritto, io non posso andare a memoria, questo è un atto ufficiale della Procura di Palermo, ci sono le date, gli atti, i depositi, le trascrizioni delle intercettazioni, c'è tutto qui. Se il tribunale è interessato e le parti consentono, qua è scritto, la mia memoria può fallire, questo è un atto della Procura di Palermo, ci sono le trascrizioni, si può controllare tutto quanto. L'ho portato per questo motivo. Sì. Un'informazione. Volevo sapere una cosa, il giudice Borsellino mi informò che dal 1 luglio Leonardo Massina stava rendendo delle dichiarazioni? Certo che ci informò, certo. Fece un riferimento in particolare, mi spiegò nel dettaglio qualcosa oppure fece un riferimento, diciamo, generico?
Cioè, vi parlò della Calcestruzzi S.p.A. per intenderci. Leonardo Messina è uno dei collaboratori che abbiamo inserito nella richiesta ordinanza custodiale del maggio 1993 e ricordo benissimo, perché c'è scritto, che disse di non sapere nulla di Mannino, di non sapere nulla di Lima, tranne di un appalto di una piccola cooperativa, di non sapere nulla della Sirap, di non sapere nulla di Nicolosi, e poi fece un accenno alla Calcestruzzi. Sì. E proprio sulla base di questo, di Gassolipera, noi nell'ottobre del 1992 facemmo la misura di prevenzione nei confronti di Buscemi, ma solo a seguito della collaborazione di Sino riuscimmo a capire esattamente quali erano i rapporti tra Buscemi e Antonino con Panzavolta, Bini e dirigente della Ferruzzi. Senta, ma nel rapporto del 16-20 febbraio del 1991 erano citate imprese di rilevanza nazionale? Allora, mi ricordo, certo che erano citate, la Rizzani Decker era un'impresa di rilevanza nazionale, la Tor di Valle era un'impresa di rilevanza nazionale, c'erano altre, mi ricordo queste due perché appunto sulla base di una intimidazione effettuata da Sino, da Vito Buscemi, da Lipera nei confronti di Zito, che è il capoarea della Catti De Gasperi, costruimmo l'architrave dell'ordinanza di custodia cautelare e mi ricordo la Rizzani De Ecker perché appunto ci fu il problema dell'archiviazione, ma ce n'erano altri, ora non mi ricordo. Trovaste delle telefonate all'interno del rapporto da cui diciamo inferire che dagli imprenditori si potesse arrivare direttamente al vertice nazionale politico? Ma perché voglio dire, ai politici si può arrivare anche attraverso un altro canale, come ho detto, noi ci troviamo dinanzi a una grave difficoltà. Perché nell'ambito di quell'indagine abbiamo sentito tantissime persone, imprenditori politici, ma nessuno voleva parlare perché avevano paura dei mafiosi, lo stesso Lipera. Per quanto riguardava i politici, noi avevamo quelli che erano indicati nella informativa del febbraio del 1991, ma poi spuntarono i politici che erano indicati nell'informativa del 5 settembre del 92 e dell'ottobre del 92. Ed fu a seguito di questo che facemmo richieste di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Russo, di Mannino, di Citaristi, che ci fu un rinvio a giudizio, fu incriminato anche il presidente, allora Mattarella fu incriminato anche. Facemmo una richiesta di rinvio a giudizio di 45 persone, tra cui c'era tutto il gota politico, c'era anche Citaristi, Mannino, Russo, c'erano tutti. Abbiamo fatto richieste anche al Tribunale dei Ministri. Ma questo man mano che i collaboratori ci andavano, che succedeva, collaboravano, noi gli facevamo leggere l'intercettazione, ce la chiarisce questa intercettazione e ci dava la chiave di lettura di quell'intercettazione che noi non riuscivamo a capire, acquisivamo altre prove e man mano, ecco perché dico in progress, si comincia nel febbraio e poi si va avanti a luglio del 91, a gennaio del 92, a ottobre del 92, a maggio del 93, avanti in proseguo. Ecco che dice l'inchiesta mafia a parte archiviata, ma questa è una falsità indegna, non è stata mai archiviata. 150 persone tra arrestate, rinviate a giudizio, ministri, eccetera, si dice che è stata archiviata. Faccio una domanda. Lei ha conoscenza di un interrogatorio, solo se ha conoscenza ovviamente, fatto dal dottore Laforte al verbale di sommaria informazione per la verità all'ingegnere La Cavera il 18 maggio del 91? Non me lo posso ricordare. In cui si parla di un'intercettazione di De Michelis? Non me lo posso ricordare. Non so ricordare. Lei ha notizia se la procura di Palermo avesse aperto, siamo all'inizio, fine 91, inizio 92, un procedimento a carico di Buscemi Salvatore, Buscemi
Antonino, Bonura e Cimino proveniente da Massa Carrara. Che anno, mi scusi? Siamo, le dico il numero del siamo nel 91, dicembre 91, fine 91. Non me lo ricordo. Lei quindi non sa... Che poi abbiamo appunto fatto la misura di prevenzione come Depuscena, abbiamo arrestato nel maggio del 93, però, forse abbiamo acquisito elementi da quel procedimento. Dico che il procedimento del 35-89-91, del appunto ruolo generale notizie di reato, e ce l'aveva il dottore Gioacchino Natoli. Se ce l'aveva lui... Ma non c'era una circolarità di informazioni? Sì, vabbè, c'era una circolarità, ma ciascuno conosceva bene i propri procedimenti, degli altri si aveva quello che poteva essere interessante. Ritornando alla riunione del 14, luglio 92, dove lei non c'era perché sappiamo che per motivi di famiglia non partecipa, però lei ha avuto modo di parlarne, se ho sentito bene, con la Teresa Principato, con la sua con sua moglie. Noi sappiamo, poi lo chiameremo i testi, che Borsellino disse c'è un pentito che sta parlando. Aspetta Giuseppe, un minuto, perché la calcestruzzo... Per favore non interrompete il patrimonio. La calcestruzzi, quel procedimento di Natoli... Chi era il collaboratore, mi scusi? No, nessun... Allora, c'è Augusto Lamo, sostituto procuratore... Che da Massa Carrara. Però lei ha detto che Borsellino c'è un collaboratore che sta parlando. Chi era il collaboratore? Credo Leonardo Messina a quel punto. Presidente, mi andiamo alla domanda. Andiamo alla domanda. Questo poi lei non era presente, quindi non può riferire ovviamente su quella riunione. Io volevo sapere se lei sa che nel giugno del 1992. Primo giugno c'è la richiesta, il 19 viene accolta, viene archiviato un procedimento a carico di Buscemi Salvatore, Buscemi Antonino, Bonura e Cimino. Non me lo ricordo, se non ero io che lo gestivo, era Natoli che lo gestiva? Natoli. Non me lo ricordo. Lei sa... Che faceva parte del pool che si occupava anche... Si tratta di uno stralcio del procedimento... Procuratore, vabbè. Lei sa se a seguito di questa archiviazione venne disposta la smagnetizzazione delle bombine e la distruzione dei brogliacci? No, non so niente di questa storia. E sulla base di quale... Vabbè, non posso chiederlo, questo non posso chiederlo. Senta, ricorda se nel... rapporto mafia-appalti si facesse il nome di Vincenzo Giammanco, titolare della ditta d'impresa di Bagheria? C'erano centinaia di nomi, non me ne posso ricordare. Ma io di questo le sto chiedendo. Non me lo ricordo, proprio se c'è, sì. Avete accertato se avesse un grado di parentela con l'allora procuratore della Repubblica? Non mi ricordo, bisogna vedere le deleghe che abbiamo fatto. Abbiamo fatto centinaia di deleghe, cioè centinaia di nomi, ma certamente non era indicato, credo che non fosse proprio indicato, nei nomi delle persone di interesse investigativo da parte del Ross. Era indicato? Era un nome inserito? Era indicato, no, perché... Ma, dottore... Ognuno deve fare il suo mestiere, voi eravate magistrati e i dominus delle indagini siete voi. Che cosa mi chiede a me cosa fanno i rossi? No, scusa, siccome un'indagine è fatto per capire cosa farne o meno. Vabbè, cioè, è chiaro quello che ha detto il test. Se era indicato fra quell'elenco in... Cosa ne so? Non faccio la domanda. Ci siamo concentrati sui nomi di interesse investigativo. Non mi ricordo se era tra quello oppure no. Io le chiedo solo se c'era questo nome. Ma è in grado di ricordarsi? Ma come faccio a ricordarmi? Appunto. Tutti i nomi, come faccio a ricordare? Non è che io volevo chiedere nient'altro. Su De Micheles abbiamo detto. Poi, lei ricorda se il capitano De Donno vi chiese, proprio con riferimento all'informativa SIRAP, il riascolto di alcune telefonate? A me non l'ho chiesto e io non lo so, può darsi che l'ha chiesto a qualche altro collega. Un'altra cosa,
i termini delle indagini, dico, visto che poi lo chiederemo a chi lo dobbiamo chiedere, risulta uno scambio tra la procura e i Rossi circa l'autorizzazione al riascolto. Voi sollecitaste mai il deposito della famosa informativa SIRAP? Non mi ricordo, ma credo di sì, perché stavamo aspettando quell'informativa che era importante. Ora ce l'abbiamo sollecitata, non mi ricordo. L'aspettavamo. Vi erano problemi di termini di custodia cautelare? Sì, per quanto riguarda il termine di indagini. Certo, c'erano problemi per tutti i processi di mafia, come si sa. C'erano problemi di termine custodia cautelare, bisognava fare richieste di rinvio a giudizio eccetera in tempo utile per evitare che decorressero i termini e persone potessero essere scarcerate, e quindi si correva con le richieste di rinvio a giudizio eccetera. Senta, le volevo chiedere una cosa con riferimento all'interrogatorio del 3 marzo 1992, quello che lei assieme al dottore Loforte fate. Intanto una domanda: lei ha mai letto il memoriale di Ripera? Quello Giuseppe, che lui depositò prima di questo interrogatorio? Sì, 17 febbraio 92. In cui sostanzialmente negava che la mafia c'entrava niente in questa storia, perché il concetto era questo: si voleva far credere che in Sicilia c'era la stessa Tangentopoli che c'era al nord e che la mafia non c'entrava, e questo è il punto. Mentre invece in Sicilia non era così, perché la mafia sedeva nella cabina di regia. Su questo punto c'era lo scontro. E no, Lipera diceva, è come tutto il resto d'Italia. Ebbe il Lipera a lamentarsi nel corso dell'interrogatorio del fatto che aveva ricevuto un trattamento in qualche modo, come dire, rigorosamente selettivo? Cioè, nel senso che rispetto al plateau di nomi indicati nel rapporto, visto che lei ha citato il contenuto dell'interrogatorio, no? Dicendo negava, io mi trovo costretto un pochino ad entrare in questo, no? È sicuro che il Lipera negava l'esistenza la presenza della mafia, quanto se non piuttosto il fatto che gli contestavate a lui l'associazione mafiosa? Lui... Ricordo che non ci dava nessuna indicazione circa il ruolo del suo capo, che era importante, Claudio Rizzani Decker, che parlava anche con Lima a Catania. Lui disse che Sina era un piccolo imprenditore che aveva rapporti con i politici e i professionisti. Insomma, quello, noi eravamo il pool antimafia, non eravamo il pool amministrazione, noi volevamo sapere cosa c'entrava la mafia in quella storia. E lui diceva che era un povero perseguitato, che lui era una piccola rotellina, che tutto era una normale prassi tra imprese, che la mafia non c'entrava niente. E naturalmente non era così, perché noi l'avevamo sentito, avevamo le trascrizioni di intercettazione in cui lui insieme a Sino e a Vito Buscemi erano andati da Giorgio Zito a minacciarlo, a dirgli che la Tor di Valle doveva revocare il ricorso contro la mancata aggiudicazione di un appalto, perché altrimenti finiva male. E Sino gli aveva ricordato, se no si scivola su una buccia di banana come Taibbi, che era stato ucciso. Lipera era presente lì, no, e dice che non sa niente. Va a minacciare insieme a Sino, ricordando l'omicidio. Zite, io non so niente, Sino è un piccolo imprenditore, potevamo mai crederci. E infatti poi Lipera comincia a parlare dopo, con una resistenza fortissima, che poi lui non avesse rapporti diretti con i mafiosi. Ma non era questo il punto. Ma chi era veramente Sino? Lipera lo sapeva chi era veramente Sino, lo sapeva. E perché non ci dice che Sino era l'uomo della mafia? E questo è il punto, no? Che è un piccolo imprenditore, sì, ma scherziamo. Presidente, mi riservo di produrre questo interrogatorio per vedere se quello che sta raccontando il dottor Scarpinato corrisponde totalmente al vero. Perché Lipera nega l'addebito su di sé, ma dice Sino quello che è. Lui dice, io non faccio parte dell'associazione.
non disconosce la presenza della mafia in quel contesto. Dice: io non sono mafioso. È diverso, dottore Scarpinato, mi creda. Ma, è perché, ma perché fu minacciato? È vero che poi il processo nei suoi confronti si è concluso con, da questo punto di vista, è caduta l'accusa di associazione di stampo mafioso. Perché... Scusi, ma ripera, perché viene minacciato dai mafiosi allora? Lui lo dice. Perché viene minacciato da Delfi e da Pepito Lupo? Questo è quanto sa. Non stiamo a fare qua il processo. No, no, perché viene minacciato? Se viene minacciato dai mafiosi, non ci sarà motivo. Il processo a mafia fa. Sì, ha ragione. Quindi lei di Buscemi non sa nulla, di quello che ha fatto il suo collega? No, io so di Buscemi quello che abbiamo fatto per il suo arresto nel maggio del 1993, quando l'abbiamo arrestato. A proposito di questa, l'ultima domanda, Presidente, poi mi taccio. A proposito di questo arresto, lei fa riferimento all'ordinanza del dottor Lacommare, quella del 93, del maggio, quando arrestate 24 Rina più 20... Esatto, che ho pure portato con me, se serve. Io le volevo fare solo veramente l'ultima domanda, se riesco a trovare. In quell'ordinanza, a pagina 10, il dottor Lacommare, riferendosi ad una telefonata del 19 dicembre del 1989 del ingegnere Zito della Tor di Valle, Chiosa, che parlava con i dirigenti della Tor di Valle, Chiosa, esempio da manuale di metodologia mafiosa, telefonata del 14. Chi è che parla, mi scusi? Questo è il dottor Lacommare con riferimento ad una telefonata, se vuole io le do riferimento. Sì, no, chi è che dice questa frase? Sto dicendo, il dottor Lacommare scrive commentando questa telefonata che viene trascritta. Qual è questa telefonata? Non l'ho capito, scusa. La telefonata del... Ora la trovo. Sì. È una telefonata dell'ingegnere Zito, della Tor di Valle. Sì. No? Che parla con i suoi della Tor di Valle, con riferimento a un, ad un appalto. Sì, no? Certo. Il commento del giudice, certo, che probabilmente riporta, certo, la vostra, ma condiviso le vostre valutazioni. Esatto. Dice... Questa telefonata dell'ingegnere Zito, sì, ai suoi superiori della Tor di Valle, sì, di Piero Catti De Gasperi, sì, è un esempio da manuale di metodologia mafiosa. Esatto, è così. E quindi una telefonata che era già dentro il rapporto mafia appalti e non nell'informativa. Certo, ma la richiesta ordinanza cautelare viene centrata su questo episodio, sì, no, che dire... io posso ricostruire nei dettagli. La Tor di Valle era un'impresa nazionale che aveva partecipato a un importante appalto della SIRAP, non mi ricordo esattamente quale, ed era stata esclusa indebitamente. Aveva fatto ricorso al TAR e il ricorso, siccome era fondato, aveva amplissime possibilità di essere accolto. Ha fatto ricorso al TAR perché non faceva parte del gruppo di imprese controllate dalla mafia dei Bollici. Quando Sino, Lipera e Vito Buscemi vengono a sapere che la Tor di Valle ha fatto ricorso contro l'esclusione e si rendono conto che ha ampie possibilità che il ricorso venga accolto, si incontrano, vanno da Giorgio Zito, che era il capo area della Tor di Valle, e gli dicono che il giocattolo della SIRAP l'hanno fatto loro, che in Sicilia non si entra dalla finestra, non si entra dalla finestra rompendo i vetri, ma si entra dalla porta principale, che deve revocare il ricorso, perché la pazzia di un titolare non si sa mai quello che può succedere. Sino gli ricorda che si può scivolare sulla buccia di banana, ricordando l'omicidio del imprenditore Taibbi, che era stata un'associazione con la Tor di Valle in precedenza. Zito, terrorizzato, chiama il suo capo Catti De Gasperi, cioè, sono venuti questi, cioè questi hanno minacciato, cosa dobbiamo fare? E revocano, rinunciano al ricorso con la promessa che sarebbero in futuro entrati in altre parti.
Proprio su questo episodio noi abbiamo costruito, perché era l'unico veramente chiave, l'ordinanza di custodia cautelare, perché era un esempio di metodologia mafiosa. Sono andati lì, hanno minacciato di morte una persona, gli hanno detto che tutti gli appalti si rapidi controllavano loro, e questo era l'episodio centrale, perché tutto il resto poi erano intercettazioni di doppio contenuto, ma questo era chiarissimo. Quindi la Comare, riportando la nostra frase, dice un esempio di metodologia mafiosa. Esatto. Presidente, io mi trovo costretto a dover precisare. Allora, i responsabili della Tor de Galle, l'ingegnere Zito, che sembra vittima in questo contesto, è stato poi da voi attinto da un'ordinanza di custodia cautelare? Scusi, ma se era vittima di un'intimidazione mafiosa, com'è che l'attingevamo? E Zito è tra questi che viene arrestato. Ma scusi, no, guardi, ma ho sbagliato io, perché il capo area della Rizzani della Tor di Valle, non mi ricordo in questo momento come si chiama, non è stato arrestato. No, guardi, c'è un sito dell'ordinanza. Vabbè, Presidente, arrestato, non è vittima, perché si è dimostrato che c'era un accordo. Va bene, ma questo tra tutte le imprese non riguarda l'oggetto. Non riguarda l'oggetto del processo. Altre domande? Presidente Avvocato Crescimano, un solo chiarimento. Dottore Scarpinato, buongiorno. Lei ha lamentato il fatto che il ROS non avessero trasmesso, diciamo, nel momento opportuno le intercettazioni più rilevanti, quelle relative ai politici. Quando dopo il settembre del 92 vengono depositate queste informative con questi atti, dico, c'è un chiarimento fra la Procura e il ROS su questo punto? Siamo a settembre del 92. Dunque no, c'è. Noi solleviamo il caso, facciamo la relazione al Consiglio della Magistratura, chiediamo l'intervento del Ministero della Giustizia su questa vicenda. C'è un procedimento disciplinare a carico di De Donno, procedimento disciplinare a carico di Lima. Io ho tutti gli atti dell'inchiesta ministeriale, me li sono portati qui. Da cui, perché tutto questo ci aveva gravemente danneggiato, noi stavamo per iniziare a ottobre il dibattimento nei confronti di Sino e degli altri, con un'accusa che diceva che in Sicilia gli appalti erano controllati non soltanto come nel resto d'Italia dai politici, dai professionisti, dai imprenditori, ma anche dai mafiosi. E invece a Catania si stava facendo un'indagine in cui si diceva che la mafia non c'entrava niente, in cui avevamo un soggetto che era imputato da noi e che lì risultava come se fosse un collaboratore di giustizia, non ne sapevamo niente. Non ci hanno trasmesso gli atti. Lipera, quando viene interrogato a Catania, è detenuto per 416 bis nel carcere, non mi ricordo dove, per ordinanza di custodia cautelare di Palermo. Il dottor Felice Lima lo interroga sugli stessi fatti come persona informata sui fatti, senza avvocato. Lima, quindi, Lipera, quindi parla da giugno sino a luglio inoltrato come persona informata sui fatti, sapendo Lima che è lì arrestato, noi sugli stessi fatti, non fa una telefonata. Lipera dice che i magistrati di Palermo non l'hanno voluto sentire. De Donno, che aveva partecipato con noi all'interrogatorio di Lipera per 5 ore, non gli dice che non è vero. Dopodiché, quando il procuratore della Repubblica di Catania si scopre questo, trasmette gli atti a Palermo, a questo punto noi abbiamo sollevato il caso. Abbiamo chiesto l'intervento del Consiglio della Magistratura, l'intervento del Ministro della Giustizia, ci fu un procedimento disciplinare che riguardava De Donno e un procedimento disciplinare che riguardava Lima. E io ho gli atti qui. Va bene, grazie.